proposito di camper all'Arcella, oggi primo sopralluogo dei vigili del fuoco. L'ARPA rassicura, non c'è amianto ma lavate le verdure dell'orto. I sindaci di Anci Veneto denunciano il rischio chiusura delle scuole materne paritarie e intanto aspettano dal governo l'arrivo dei fondi per la ristrutturazione. 29enne picchiato e insultato con offese omofobe mentre usciva dal Pride Village. Dice di essere stato avvicinato nel parcheggio da due stranieri. Uccise la sua ex compagna davanti agli occhi della figlioletta nell'ottobre 2012. Il giudice condanna Paolo Rao a 16 anni, era capace di intendere volere. Riunione ieri sera degli ultras della tribuna Fattori dei tifosi del Padova. Cattiva gestione negli ultimi 10 anni, sono tutti colpevoli e noi stiamo pronti all'azionariato popolare. Giornata di manifestazioni oggi a Padova, nel pomeriggio flash mob contro Italia e centri antiviolenza. Il Gramigna protesta per lo sgombero della mensa Marzolo. Inaugurata oggi a Ponte San Nicolò la prima altalena per persone disabili, consente di salirci sopra con la carrozzina e dondolarsi. Primi test ed emozioni. Buonasera e benvenuti con l'informazione di TG Padova. Paura ieri sera all'Arcella, dove è divampato un grosso incendio in un deposito di camper e gommoni. Vediamo le immagini. Arcella, via Annibale da Bassano, ai piedi del cavalcavia Camerini, ecco la nube nera che ieri sera è stata vista da tutta la città. A bruciare questo enorme capannone, area di rimessaggio di camper, roulotte e gommoni, un rogo che ha distrutto tutto e che ha provocato l'esplosione delle bombole del gas che si trovavano nei mezzi. Ecco gli scoppi, sentiti dai molti che con l'auto stavano passando proprio nelle vicinanze dell'incendio. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte fonda prima di avere la meglio delle fiamme e solo questa mattina sono riusciti ad entrare nello stabile per un primo sopralluogo. Ancora da definire i motivi dell'incendio, non si esclude nessuna ipotesi dalle cause accidentali al rogo di origine dolosa. Ecco la testimonianza di un residente che per primo ha dato l'allarme. Prese fuoco un appartamento al primo piano. E quindi le fiamme uscivano dalle finestre, sono scoppiate le finestre e poi probabilmente si è sciolto il tetto e è crollato. Pare che le fiamme siano divampate all'interno dell'appartamento del custode e da lì si siano propagate nel deposito. Non ci sono stati feriti, anche se qualche anziano residente per la paura e il fumo si è sentito male. E mi batteva il cuore forte, mi batteva forte il cuore a vedere tutto così. C'è il mio mondo dentro là. Sul posto sono arrivati anche gli uomini dell'esercito e della protezione civile e il sindaco Bitonci, accompagnato dagli assessori Grigoletto e Cavatton. Entro un paio di giorni sapremo anche poi le analisi della caduta a terra. Abbiamo fatto girare la macchina per le case con gli autoparlanti perché bisognerebbe insomma che le finestre fossero chiuse, ma vedo che le case tengono le finestre chiuse. E le analisi eseguite dall'ARPAV dopo l'incendio escludono rischi per la salute. Solo martedì però si saprà se è stata liberata diossina. Intanto il consiglio è di lavare bene la verdura. Ecco la squadra speciale dell'ARPAV che entra in azione durante l'incendio per effettuare le prime analisi con gli strumenti portatili. I vigili del fuoco hanno tagliato le sbarre per consentire l'accesso all'area della pista ciclabile del parco e i risultati rassicurano. L'incendio divampato ieri sera in zona Arcella non ha rilasciato livelli preoccupanti di gas tossici nell'aria. I fumi si sono propagati verso l'alto e non verso il quartiere. Già ieri verso mezzanotte la qualità dell'aria è rientrata quasi a livelli normali. È stato rilevato solo un quantitativo significativo di monossido di carbonio, un prodotto tipico delle combustioni. Le strutture portanti sono ancora in piedi, è bruciato quanto era dentro ed c'erano delle autovetture e dei gommoni, da quello che siamo riusciti a capire, e quindi si è bruciata un po' di gomma. Scongiurato il pericolo Eternit. Le coperture del tetto del deposito sono risultate essere di vetroresina e non di amianto. Le rilevazioni dei tecnici ARPAV sono continuate anche oggi. Solo martedì si saprà se dall'incendio è stata liberata diossina, una sostanza cancerogena e persistente. Per ora gli esperti consigliano di lavare bene gli ortaggi, la frutta e le erbe aromatiche cresciute nei giardini, negli orti e nelle terrazze della zona, prima di essere mangiati. Cenere e tracce di sostanze tossiche potrebbero infatti essersi depositate sulla superficie.
Per quanto riguarda eventuali altre tipologie di sostanze come diossine o quant'altro, si dovrà tenere 3 giorni, ma dal fatto che i miei tecnici hanno preferito far rientrare i colleghi di Venezia, pensando, mi lascia pensare che, diciamo, che il problema sia risolto. Ed ora cambiamo argomento. I sindaci dell'ANCI denunciano a rischio chiusura per le scuole materne paritarie del territorio e intanto aspettano i fondi per la ristrutturazione. Un bambino di una scuola paritaria costa circa 3.000 euro, un bambino di una scuola statale costa 6.000 euro, quindi abbiamo sempre speso poco. La Regione ha dato dei finanziamenti, i comuni hanno messo la loro parte, però oggi i comuni non hanno più soldi, la Regione è in difficoltà e lo Stato non riesce a capire questo problema. Le scuole materne paritarie sono a rischio chiusura. Questa è la denuncia di ANCI Veneto. Tante sono gestite da parrocchie e ormai sono attive da anni e ad oggi i comuni faticano a contribuire al mantenimento. Ma questo è solo uno dei nodi che coinvolge il settore scolastico. I comuni aspettano l'arrivo dei finanziamenti sbloccati dal governo Renzi, fermi dal 2008 per il patto di stabilità. Accanto ai fondi per rendere le scuole più sicure c'è una nicchia di spesa chiamata scuole belle, per interventi di piccola manutenzione come la pittura delle pareti. Quei fondi serviranno per fare piccoli interventi di manutenzione, per dare la pittura alle pareti, per fare, insomma, quei piccoli interventi che rendono le nostre scuole più belle perché siano più belle per i nostri ragazzi. In arrivo anche altri finanziamenti per il 2015 e il 2016. Riceveranno i fondi Scuole Sicure e Scuole Belle i comuni di Albignasego, Cadoneghe, Cittadella, Monselice e non solo. L'elenco completo è visibile sul sito istruzione.it. Il MIUR verserà gli importi direttamente alle scuole. Saranno poi dirigenti scolastici e ordinare i lavori attraverso gli appalti. È un segnale di occuparsi di un comparto molto importante, che è quello dell'istruzione. Sabato pomeriggio di protesta in Piazza dei Signori, dove è iniziata alle 17, durerà fino a mezzanotte la manifestazione del Comitato di Lotta per la Casa e dei collettivi antagonisti vicini al Gramigna. Presidio di protesta è indetto sul tema dell'emergenza abitativa contro gli sfratti, dopo che martedì all'alba le forze dell'ordine hanno per l'appunto sgomberato la sede dell'ex mensa universitaria Marzolo, dopo più di 6 mesi di occupazione da parte di un collettivo studentesco. L'emergenza abitativa si aggrava, ma Ufficio Casa e Ater sono incapaci di affrontarla, anzi contribuiscono ad amplificarla, ad esempio con la messa in vendita degli alloggi, spiegano i manifestanti. Nel 2014 gli sfratti arriveranno a più di 1.000, con l'aumento dell'8% rispetto al 2013. Una signora di 57 anni questa mattina è stata scippata della borsa mentre stava percorrendo a piedi via Beato Pellegrino. La donna ha raccontato di essere stata avvicinata da uno scooter con 2 persone. Ed ora in breve altre notizie di cronaca. Episodio di violenza 2 notti fa nel parcheggio del Pride Village. Un giovane toscano da qualche mese residente a Padova ha detto di essere stato aggredito con un calcio in faccia e insultato con offese omofobe da 2 stranieri che poi sono scappati lasciando la terra sanguinante. Il ragazzo è andato a medicarsi in ospedale ma non ancora ha sporto denuncia. È stato condannato a 16 anni e 8 mesi di reclusione Paolo Rao, il giovane che nell'ottobre del 2012 uccise l'ex compagna Erika Ferazza di 28 anni, massacrandola con numerose coltellate davanti alla figlioletta di 3 anni nel loro appartamento di via Canestrini a Padova. Secondo il giudice Gambardella, quindi, Paolo Rao era pienamente consapevole di quello che stava facendo. Il giovane era accusato di omicidio volontario aggravato dall'abuso di ospitalità e di minacce nei confronti della bambina. Prime vittime dei furti della banda dei nomadi di via Longhin si sono presentate in questura dopo aver visto foto e immagini dei gioielli sequestrati e mostrati da TV e giornali. Una coppia residente in Prato della Valle oggi ha raccontato di essere stata derubata ad aprile dopo che per giorni sotto casa stazionava una ragazza nomade molto somigliante a una delle donne arrestate nel blitz della polizia. Intanto l'assessore Sai ha annunciato che nel prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica si affronterà proprio la questione della concessione dell'area comunale del campo nomadi di via Longhin. Controlli ieri sera di polizia, carabinieri del NAS, Guardia di Finanza e Polizia Municipale e Bastioni, l'area della movida estiva padovana. Riscontrate alcune irregolarità sulla conservazione del cibo in un chiosco, mentre un barista è stato multato perché vendeva una birra ad un minorenne. Episodi che spesso erano stati segnalati anche dall'organizzatore dei Bastioni. E un'altra manifestazione si è svolta
Scusate, oggi pomeriggio in centro a Padova, in piazza delle Erbe, dove si sono dati appuntamento studenti universitari, rete studenti e studenti medi per mettere in scena un flash mob contro i tagli che la regione intende imporre ai fondi predisposti per prevenire la violenza sulle donne. Per il 2014, infatti, il Veneto ha previsto 200.000 euro a fronte dei 400.000 stanziati nel 2013 per finanziare 16 progetti territoriali e sostenere centri antiviolenza e case rifugio della regione. I ragazzi sotto il sole cocente, li vedete nelle immagini, hanno raccontato le storie delle donne vittime di violenza e hanno distribuito volantini di sensibilizzazione. Riunione proprio ieri sera degli ultras della tribuna Fattori sulle sorti del calcio Padova. Sentite le loro parole. Colpevole lui, colpevole Raunico, colpevole Pinocchio, colpevole Valentini, colpevole tutti colpevoli. Finiscono tutti sul banco degli imputati. Gli ultras della tribuna Fattori non hanno fatto sconti a nessuno, nemmeno a Marcello Cestaro, che alla fine si è tirato indietro, che ha illuso tutti, pur sapendo che la sua famiglia non gli avrebbe permesso un'operazione finanziaria simile e soprattutto, dicono, colpevole di aver dato in mano il Padova a Pinocchio. Ieri sera, dopo la bocciatura dell'iscrizione in Lega Pro, i ragazzi della Fattori hanno indetto una riunione chiamando a raduno tutti i tifosi per spiegare come sono andate le cose. Un incontro blindato dove non erano ammesse le telecamere, ma alla fine ecco le parole del loro portavoce. Non so cosa abbiano in testa, ma siccome è gente che ha dimostrato di volere solo il male del calcio Padova, è anche giusto che questa società fallisca. Ci sarebbero moltissimi conti non pagati dalla gestione Pinocchio Valentini ai fornitori e spese pazze che avrebbero fatto crollare il calcio Padova. Solo cancellando la vecchia dirigenza e cercando imprenditori padovani seri e investendo pure loro in quote con un azionariato popolare si può rinascere nel segno del bianco scudo. Per noi non esiste San Paolo, non esistono altri colori, non esistono altre realtà. Ci dovrà essere una società nuova che abbia delle basi diverse, che i tifosi siano ben presenti, perché i tifosi sono a tutela di quello che poi abbiamo visto alla fine che hanno fatto il nostro calcio Padova. È arrivata al Parco Vita a Ponte San Nicolò l'altalena per disabili. Dopo l'abbattimento delle barriere architettoniche che impedivano ai portatori di handicap di entrare facilmente nei negozi, il Comune continua il suo percorso per le pari opportunità, installando un'altalena speciale. Così anche chi è costretto in sedia a rotelle può salire e dondolarsi, un gesto divertente e piacevole che annulla le differenze per i più grandi e per i più piccoli. L'idea è nata 3 anni fa dall'Associazione Amici del Mondo. Un aiuto economico è arrivato anche dagli alpini della sezione Padova Sud e dai ragazzi del torneo di calcetto del paese. Non sono stati usati fondi pubblici per l'acquisto dell'altalena. Medici e velisti assieme per sostenere un progetto di sostegno alle mamme e ai bambini africani. L'idea è nata dall'organizzazione non governativa padovana Medici con l'Africa QAM. È stata presentata oggi a Trieste. La vela come veicolo di raccolta fondi per una cruciale causa umanitaria. E questo è il senso della sinergia tra Medici con l'Africa QAM e lo scafo da regata Barra Onda, presentata oggi al Marina San Giusto di Trieste e volta a sostenere prima le mamme e i bambini, il progetto che l'ONG padovana ha avviato 2 anni fa in 4 paesi dell'Africa subsahariana. Questo perché la coppiata madre e bambino in realtà rappresenta l'elemento più fragile di tutti i sistemi sanitari ed è lì che noi abbiamo pensato di spendere la maggior parte delle nostre attenzioni e delle nostre risorse nei progetti che noi seguiamo nei 40 paesi in cui abbiamo prestato intervento e tuttora in cui noi siamo presenti. Ed ecco l'idea, attraverso Charity Stars, sito di aste online a favore delle organizzazioni no profit, sarà messo all'asta un posto in barca in occasione delle regate ufficiali e degli allenamenti che Barra Onda effettuerà tra settembre e ottobre, il tutto per aiutare i medici di QAM a raccogliere fondi per estendere l'accesso gratuito il parto sicuro e la cura del neonato a un numero sempre maggiore di donne africane. La barca è a disposizione del QAM come iniziativa benefica dalla regata di Monfalcone e Portorose, che è alla fine del mese di agosto. Dopo noi faremo una serie di regate nel Golfo, concludendo la nostra attività agonistica quest'anno con la Barcolana, per cui ci sono praticamente 6 regate da fare in cui noi speriamo di poter avere questo gradito ospite a bordo e fargli provare l'ebbrezza di una barca da corsa.
Gli ospiti avranno la possibilità di regatare su uno scafo d'eccezione, il 12 metri progettato da German Frers, il papà dal punto di vista progettuale di Luna Rossa, accanto a velisti d'eccezione come lo skipper Diego Paoletti, due volte in Coppa America su azzurra e capace di bissare l'esperienza anche nel campo del Giro del Mondo in equipaggio, la mitica Volvo Ocean Race. Ed ora vi ricordo la programmazione per questa sera. Alle 21.05 il film I figli del secolo, commedia con Jerry Lewis, Dan Martin. Per domenica invece alle 9 Santo Rosario, a seguire la parola del Signore. Alle 10 Santa Messa in diretta dalla chiesa di Maerne. Alle 13.15 Idea Formazione e alle 17.50 Agricultura. E per questa edizione è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro buona serata.